Alto in Lega! Tira! Vai alto, Paolo! Tira, Lega! Forza! Tira! Monterola. Andiamo in gara, andiamo a seguire anche la finale del due di coppia ragazzi maschile. La prova numero 27 del nostro programma, un'occasione per vedere la grande bagarre per il titolo italiano, ma in questo momento il vantaggio della Canottieri Arolo non vuole sentire ragioni. Urania in corsia 1 con Dal Ponte Fabbri in acqua 2, Villa Vanovei in Angera, Arolo, Frigo, Luca, Andrea e Marco in acqua 3, in acqua 4 Ostelo, Viluti Bassi, acqua 5, Dario Schenone, Cacciacato, Pozzo Bom con Robotti, poi l'Arenese, Guidi, Martinoglia, Fidanza, acqua 7, Genova, Sestri Ponente, Vanin Costa, poi Murcarolo, Cantilone, De Matteis, Nesso, Garganigo con Canali e il timoniere Riva. Vi dicevo, un vantaggio assoluto per la Canottieri Arolo. Andrea e Marco Frigo con Rianna Gavin vogliono ancora una volta alzare la Coppa di Campioni d'Italia, l'hanno già fatto questa mattina, lo vogliono fare anche questo pomeriggio. Il Lago di Pusiano al duo della Canottieri Arolo porta fortuna, la lotta è solo per l'argento e il bronzo tra la Lega Navale Italiana di Genova e ancora Dario Schenone Foce. Sul traguardo la vittoria è tutta per la Canottieri Arolo. Andrea e Marco Frigo, campioni d'Italia, davanti a Dario Schenone Foce, Federico Cacciacarne, Matteo Pozzobon, Leonardo Robotti per la terza posizione. A chiudere all'esterno Genova, Sestri Ponente, Cristian Barin, Jacopo Costa.